questo è il lago Albano, dove nello scorso video abbiamo costruito e collaudato quell'isola galleggiante. Ma il nostro scopo non era solo costruirla, perché oggi faremo qualcosa di folle. Proveremo a passarci le prossime 24 ore. Ma non sarà così semplice, perché nonostante l'impegno, sopravvivere 24 ore su questa zattera potrebbe risultare più difficile del previsto. E infatti abbiamo già un problema enorme. Questo là, dove potete vedere, imbarca acqua, quindi tutti via da qua. In una situazione del genere, secondo me bisogna innanzitutto nominare il capitano. Potrei essere una scelta adatta. Io mi nomino Skipper. Io ho il cappello. Ragazzi, allora stiamo ancora imbarcando acqua, perché la nostra sacca di plastica si è completamente rotta. Quindi lo romperemo. Nessuno di loro è d'accordo, però io ormai sono il capitano. Questo, ragazzi, è il buco. Guarda quanta acqua. Secondo me dobbiamo romperlo, è la cosa migliore. Vai. Bravissimo. Raccogliamo la plastica, correte. Non buttate la plastica, mi raccomando. Oh. Ci stiamo? Bravo, bravo. Vai, vai, vai. Oddio, no, forse... No, raga, mi... No, Teo, Teo... Hai fatto una cavolata! Perché l'ho votato come capitano! No, raga, ma siamo morti! Ragazzi, fortunatamente abbiamo dei rimpiazzi. Abbiamo gli stessi materiali con cui abbiamo costruito la barca nello scorso video, quindi li andiamo a recuperare. Mettete la plastica qua, così la butto. TP ci ha portato in mezzo a un lago, sopra una barca che già stava quasi per cadere a pezzi. Lui l'ha completamente distrutta. Senza calcolare che la sto facendo galleggiare io. Ma sei l'invincibile, giusto? Sì. E allora stai lì e galleggia. Ragazzi, Matteo è tornato, ci ha affannato a dargli una mano. E io e Teo siamo rimasti sull'isola perché almeno due persone devono restarci sopra. Eccoli là che stanno prendendo gli oggetti per sostituire la cassa di plastica che abbiamo distrutto prima. Ragazzi, la situazione è tragica, però sono confident che riusciremo a sistemare tutto prima che cali il sole. Speriamo funzioni questo metodo, perché è l'unico con cui possiamo continuare a galleggiare. Andiamo? Eccoli, finalmente stanno arrivando, ragazzi. Quanto è fredda, quanto è fredda. Vai, Mats. È ghiacciata, raga. Sono un vero uomo, sono un vero uomo. No, non lo sono, devo uscire il prima possibile da quest'acqua. Vai. Ok. In realtà è molto grande e regge anche tanto peso, giusto? Anche tanto. Cioè io salto qui sopra e non affonda. Vai, raga, perfetto. Sì. Non affogheremo, non affogheremo. Oh, oh, oh. Sì, però senza ballare, grazie. Ragazzi, sono le 9 e abbiamo ufficialmente finito di preparare tutto. Lo stendino è completo con i vestiti. Ciaffa si è cambiato. Finalmente anche. Abbiamo anche steso il telo, così che non ci bagniamo. Non è semplicissimo stare qua, perché è pieno di moscerini, fa freddo ed è umido. Però potrebbe andare molto peggio. Adesso però è arrivato il momento di cucinare, perché dentro queste due casse siamo pieni di cibo, vero ragazzi? Eh sì. La mia cena sarà composta da gnocchi e sugo, che cuocerò qua dentro. Raga, dovete stare fermissimi, perché sennò ci bruciamo tutti, Un problema del lago è che ci sono tanti moscerini, zanzare e insettini. Che schifo. Me li mangerò a cena. Ragazzi, è il momento di scolare. Le mie mutande bagnate di prima le utilizzerò così. Sono un genio, eh? Sì. Guardate il fumo. Non è male come tattica, vero? Obiettivamente non ci avrei mai pensato. Guardate che aspetto. Proprio ora dovevi fare pipì, scusa. Tu mangia. È una svolta proprio. Voi capite? Un bel po' di pizza. Vado sul sicuro così. Mi sono preso dei panini già montati. Io, per non perdere tempo come Matteo, ho usato la logica. Ho comprato cibo già pronto e dei würstel che posso mangiare anche se sono crudi. Che logica hai usato? Questa la compro, la apro e la mangio. E questi pure. Budino, raga, è budino. Posso assaggiare la mia primizia? Assaggia, assaggia. Schifissa! Ma che cosa? Fa dei piedi. Poi un'altra cosa, i würstel non si mangiano crudi, si dovrebbero bollire. Però a me così piace. E per ora i pesci hanno primo e secondo. Ragazzi, ormai si è fatto completamente buio, comincia a fare veramente freddo e infatti il nostro capitano è andato letteralmente sotto coperta. È durissimo qua sopra. Il problema è che farà sempre più freddo, perché siamo a pelo dell'acqua. Raga, è successo un casino. Si è slacciata la corda dell'ancora. Sapete cosa vuol dire, ragazzi? Che bisogna recuperarla. Ecco che vuol dire. Vai, Teone! Raga, è gelida! Metto un botto d'ansia. Pensa se arriva uno squalo tigre. Il problema della corda in questo momento è che non la troviamo neanche noi. Quindi te, 2 minuti che sta in acqua a vagare e basta. Raga, attenti, ci sta uno scoglio sotto la barca. Devi spingerci te, Teone, devi spingerci te.
Che freddo, raga, non ce la faccio più. Ok, sta dritta la corda, sta dritta la corda, sta dritta la corda. Eccola. Eccola. Ah, ah, non ci arrivo così. Ti bagna tutto, mi spiace. Tu vai là, la mare. Grande, ho bruciato talmente calorie per fare questa cosa e voglio solo andare a dormire. La situazione è tornata alla normalità, fortunatamente. Teo, come stai? Ancora un po' umido, ma sto bene. Hai fatto veramente un gesto eroico, ci hai salvati. Detto questo, possiamo finalmente andare a dormire, così ci riposiamo e domani mattina ci svegliamo belli arzilli per proseguire con queste 24 ore. Buonanotte, ragazzuoli. Buonanotte, ragazzuoli. Ci aggiorniamo dopo. Mi sono svegliato per fare pipì. Ho veramente un freddo assurdo. Sono le 5 e mezza e ci sta già una luce clamorosa. L'umidità mi sta distruggendo la gola. Ragazzi, io e te ci siamo appena svegliati, mentre gli altri stanno ancora dormendo. Io e Ciaffone ci siamo messi a pescare con queste esche che sono lui, i vermi. Io gliel'ho già detto che non ci saranno speranze. Era necessario fare questo al vostro skipper? Dito, quello è il tuo calzino. È il mio calzino preferito! No! Ok. Io ho paura, se ci attaccano tutti insieme come un branco. Apriamo la cena. Ebbene. Ti va al largo? Andiamo al largo! Pronti all'esplorazione! Ti fidi del tuo capitano? No. Abbiamo fatto un bel lavoro. Siamo a un centinaio di metri dalla riva. Il problema è che se affondiamo ci rimaniamo secchi tutti e quattro. Non so se si vede, ma in questo momento il fondale è veramente profondo. Ragazzi, qua andiamo veramente lontani. Più ci allontaniamo e più comincio a temere per la nostra incolumità. Siamo almeno 200-300 metri dalla costa. Possiamo riavvicinarci, capitano? No. Ora facciamo colazione qua. Proverò a farmi del latte caldo. Però devo prima lavare questo pentolino perché è pieno di gnocchi. Skipper, dica, capitano. Secondo lei posso lavarlo in acqua del lago oppure mi prendono 18 malattie diverse? Non so se è una buona idea lavare una pentola dentro l'acqua del lago. Mi permetto di usare la sua manica, eh? Nah, faccia beh, tranquilla. Ah, che schifo. Proviamo. Ce l'hanno messo. Posso dire che il capitano ha fatto un'ottima giocata con i cibi. Una cosa su 300 l'ha fatta bene. Visto che nel pagaliere andammo troppo piano, Teo si è offerto volontario e farò come motore. Ampelelei! Oh, grande Teone. Dai, io al posto tuo avrei paura di qualche bestia. Te ti senti tranquillo? Qui la bestia sono io. Raga, mi passate lo spazzolino col dentifricio? Penso che sei la prima persona al mondo che si lava i denti al mollo nel lago. Matteo, no! Matteo! Matteo! Ah! No! No! Ho paura! Ho paura di spumo, mostri! Ma che brutto! No! Mo casca! No. Vai giù! No! No! L'ho fatto, Mara! Forse abbiamo visto da un'imbarcazione che potrebbe salvarci la vita. Ciao! Bella, ragazzi! Ci hanno riconosciuti, però non ci hanno salvato. No! Non so se vedete, ma siamo a 400-500 metri dalla riva e siamo arrivati dall'altra parte del lago. E l'unico modo per muoverci sono queste pagaie manovrate da me e da questa specie di rana. Ma che hai detto, rana? Guarda qua! Sono un dinosauro! No, no, te, per favore, te lo giuro, sono una rana minuscola e schifosa, ok? Nonostante i nostri sforzi, la corrente risultava essere più forte di noi e nel giro di poco tempo ci siamo trovati bloccati al centro del lago. Ma per fortuna... Buongiorno, siamo rimasti bloccati, ci potrebbe dare un passaggio a riva? Come siete arrivati qua? Con la corrente. Perché mo dovrebbe pure venire bassa pressione, col vento, poi se creano dei correnti non ce la fate. Purtroppo sì, non lo sapevamo, ma ce la siamo vista brutta. Se non ci avesse trenato a riva, saremmo rimasti bloccati nei mulinelli al centro del lago, rischiando veramente grosso. Grazie mille, veramente. Grazie! Si poteva andare molto peggio. Ci ha letteralmente portati alla nostra ancora. Ci penso io. Cordino dell'ancora recuperato, e ora attracchiamo.
Il capitano sta riposando, quindi ha ordinato a me di preparare il pranzo per tutta la ciurma. E prepariamo il goulash. Da assaggiare? Assaggi. Ah, aspetta, me l'hai fatto colare sul piede. Ah, mannaggia i pesci del lago Albano. Buono. Vediamo la ciurma che ne pensa. Oh. Buono. È un pollo sciacquato. Loro non hanno gusto, sono degli animali. Fa schifo. Sono ufficialmente le 3:30. Questo vuol dire che mancano 2 ore e 30 minuti al completamento delle 24 ore. Andiamo! Devo essere sincero, a parte la notte e perdersi nel lago, poteva andare molto peggio. Ti sei dimenticato il fatto che ci si è bucato ieri un cassone? Ci sono stati alti e bassi, però sta per finire bene. Qualche minuto dopo, a causa del vento che si stava alzando, siamo andati addosso a qualcosa. Oh! Porca... No, raga. No. Tutto, raga. Di là. No, raga. Fermi. Macello. C'è tutto dentro la cassa, raga. Tutti nell'angolo qua per fare in modo che Dippy non affondi dall'altra parte. Raga, non si è finita, non si può fare nulla. Scendo un secondo, prendiamo il necessario e andiamo via. Sì, datemi le scarpette, raga, un secondo. Mannaggia la miseria, oh. Ma com'è possibile che si è rotto così? Perché io penso che la plastica perde contro la roccia. Perché tu hai dovuto pagagliare, come al solito. Vabbè. Non è che è colpa di tutto, raga, guardate che cosa. Oh, è gelata. Si è distrutto là sotto, raga. Si è riempito di acqua in 30 secondi. No, è ciafù. No. Sono due. Anche là è bucato, eh? Tocca abbandonare la nave. Raga, dobbiamo per forza scaricare tutto, qualsiasi cosa. Perché sta letteralmente affondando da sola stavolta e non ci possiamo fare nulla. Piano. Oddio, ma il fatto. Aspetta, vengo di qua. Raga, sta succedendo un casino. Si è anche storto il palo. Fermi, facciamo prima una cosa. Togliamo tutto. Portiamo tutto a riva. E in quel momento abbiamo capito che ormai la situazione era irrecuperabile. Niente, ragazzi, non possiamo più fare nulla. Ha iniziato a piovere, ci sta il vento. Questa imbarcazione per noi era come un figlio. L'abbiamo costruita da zero. Addio alla nostra umile imbarcazione. Ragazzi, che dire? La situazione è passata da così a così in meno di 10 minuti. Abbiamo completato solo 22 ore su 24. Ma non è finita qua, perché se sotto questo video raggiungiamo i 10.000 commenti, la prossima volta creeremo una mega isola galleggiante. E quello che ci metteremo dentro lo deciderete voi sotto nei commenti. Quindi mi raccomando, facciamocela tutti insieme. Bella!